Allora iniziamo questa lettura plenaria, scusandoci con Fabio Forindo, lo speaker che doveva parlare oggi alle 12.15 e poi è stato spostato per il protrarsi a tavola rotonda. E Fabio Forindo, dirigente di CECA all'INGV, l'abbiamo invitato a presentare questo tema molto interessante per tutti noi. Lui nasce paleomagnetista, ma poi negli anni ha sviluppato diverse applicazioni del paleomagnetismo ad altre discipline, in questo caso allo studio del clima. È stato condirettore del progetto ANDRIL, un progetto di perforazione profonda nell'Antartico, ed è editor della sezione Terra Solida di Reviews in Geophysics, che sapete tutti essere una rivista molto importante. Do la parola a Fabio e vi ringrazio, pochi ma buoni. Grazie Luca. Scusate per questo contrattempo con il timing, ma sappiamo come vanno le cose. Allora, vediamo un po'. Io ho impostato la presentazione in questo modo, faccio un discorso un po' generale sul clima, di cosa sta accadendo al clima, passando poi per i proxy climatici e arrivando a fare un esempio. Vi parlo del progetto che ho coordinato e tuttora in piedi, che si chiama ANDRIL, un acronimo per Antarctic Geological Drilling. Parto con queste immagini, questi sono alcuni magazine che ho preso qua e là dalla rete, che mostrano, alcuni danno messaggi anche terribili sulla fine del mondo imminente, sul problema del riscaldamento globale. Sono riviste un po' a tutto tondo che escono in tutti i paesi, e riviste internazionali, ma questi sono messaggi che anche troviamo nei nostri quotidiani. Quindi vedete un po' i messaggi, emergenza clima, clima, allarme per i mari, saliranno di mezzo metro, eccetera, eccetera. Parto con questo perché per certi aspetti è anche un po' divertente che, malgrado il messaggio che arriva quotidianamente su queste tematiche, ancora sentiamo dire che strano clima oggi. Quindi facendo un'ampia, ma anche nei media questo, una profonda confusione tra cosa è un tempo meteorologico e il clima. Clima, quindi, che vedere le condizioni meteorologiche, ma su una lunga scala di tempo. Quindi ecco, c'è molta confusione nel tema, come poi vi risottolineerò più avanti durante la presentazione. Il sistema climatico è un sistema complesso e sono diversi i soggetti, gli attori che lo governano: atmosfera, oceani, geosfera, biosfera, c'è un continuo passaggio, flusso di energia tra questi sistemi. È un sistema complesso e oltretutto non è perfettamente stabile, cambia nel tempo. Il cambiamento climatico è legato a due principali fattori. Ci sono dei fattori esterni, quindi sappiamo i moti millenari della Terra, quindi precessione, obliquità, eccentricità che variano nel tempo con una scala millenaria, ma abbiamo anche i cicli solari con una ciclicità di circa 11 anni, cambia l'energia che arriva sulla Terra. Cause esterne sono anche gli impatti dei, diciamo, megabolidi, che possono con il loro impatto oscurare l'atmosfera, la troposfera. Abbiamo poi delle cause interne che possono essere naturali e non. Naturali, ad esempio, sono le eruzioni vulcaniche. E ad esempio mi sono imbattuto qualche giorno fa nel poema di Lord Byron, che nel 1816 descrive ciò che è successo. È stata un'estate senza estate perché il Tambora l'anno prima ha fatto una mega eruzione e quasi ovunque la temperatura era scesa e non c'era stata estate, e lui era preoccupato per una fine del mondo imminente. Però tra le cause interne c'è anche quello che sta facendo l'uomo, quindi in basso c'è un grafico che in maniera stilizzata, poi lo rivediamo, sta immettendo gas serra in atmosfera. Ma noi perché siamo poi alla fine tanto preoccupati delle variazioni del clima? Siamo preoccupati perché le variazioni del clima influenzano tante cose, influenzano la biodiversità, influenzano la diminuzione dello strato d'ozono, influenzano
innescano il problema della desertificazione, cambiano qualcosa anche nel sistema acqua. Sentiamo parlare sempre più spesso del problema dell'acidificazione degli oceani. Quindi, ecco, entriamo poi lentamente sulle variazioni del clima. Il focus è un po' sulla parte più recente. Noi sappiamo che il clima è cambiato anche milioni e milioni di anni fa, si parla ad esempio della Snowball Earth 600 milioni di anni fa. Questo è il talk è concentrato un po' negli ultimi 10-11 mila anni. Questo grafico, la maggior parte di questi li trovate sul sito del NOAA, i grafici che illustro. Fa vedere dagli 11.000 anni fa, dalla fine dell'ultima fase glaciale ad oggi, quali sono state le oscillazioni del clima. Quelle, diciamo, principali, quindi tra l'ottimo climatico dell'Olocene, e poi sono riportate queste qui interessanti, quelle che hanno anche un link con la storia, quindi l'ottimo climatico romano e quello medievale e poi la piccola età del ghiaccio. Perché sono interessanti queste cose? Spesso sono riportati anche articoli recenti, ad esempio questo qui tradotto da Nature Geoscience, si cominciano a collegare queste importanti variazioni del clima al crollo di intere civiltà. Qui il crollo dell'impero romano d'Occidente, quindi c'è stato un periodo tra il 250 e il 600 d.C. in cui il tempo ha avuto un periodo prolungato di instabilità e si pensa che questo abbia provocato problemi, diciamo, di carestia e quindi conseguenze di migrazione di popolazioni fino ad arrivare alle invasioni barbariche. Quindi si cerca di capire se effettivamente c'è stato un link e sempre più articoli mettono in connessione questi eventi. Quello lì, adesso seguiamo poco più avanti, tra il 950 e il 1250, il periodo caldo del Medioevo. Anche qui si trovano fiorfiori di pubblicazioni e in particolare si riporta l'attività dei vichinghi che durante l'ottimo climatico del Medioevo sono riusciti ad esplorare parte del Nord Atlantico, hanno colonizzato la Groenlandia. Questo è stato un momento in cui, diciamo, era in auge Erik il Rosso, che sembra fosse cattivissimo, e è stato lui a dare poi il nome di questa Groenlandia. E ha cercato di attirare con questo nome dei coloni che potessero colonizzarla, appunto. E sembra che da lì poi sono arrivati, la mappa è un po' piccolina, sono arrivati anche nel settore del Labrador e Nord America. Andando un po' più avanti c'è quella che è chiamata piccola età glaciale. E ci sono tantissimi dipinti, ad esempio questo qui è sul canale principale di Rotterdam del 1825, questo è un quadro famoso ma ce n'è tutta una serie, e entriamo almeno per il Nord Europa in una piccola età glaciale. Questi set di dati sono anche questi qui pubblicati, questi sono 11 diversi record sovrapposti e fanno vedere in maniera un po' più, diciamo, scientifica rispetto ai grafici precedenti all'inizio del talk le variazioni. Come riferimento c'è il 2004. Questa è una nota, diciamo così, di colore, questa è interessante. Durante questa fase glaciale è stato il momento in cui Stradivari ha prodotto i suoi violini, i suoi preziosi violini. Durante le fasi fredde, quello che succede agli alberi, lui usava questi abeti rossi plurisecolari, aumenta la densità del legno e si attribuisce alla la risonanza di delle casse armoniche degli Stradivari proprio al fatto che lui ha utilizzato degli abeti che avevano questa alta densità legata alla piccola età glaciale. Anche su questo trovate diversi lavori, diverse pubblicazioni. Adesso andiamo nella parte più recente. Qui sono dei grafici che fanno vedere l'anomalia di temperatura dal 1850 ad oggi. Lo zero è una linea di riferimento, è una media fatta tra il 1961 e il 1990 e fa vedere il trend progressivo di riscaldamento globale delle temperature medie. Chiaramente a un aumento globale di temperature segue qualcos'altro. Allora sotto vedete la nota. Noi spesso si parla, ma dobbiamo fare una distinzione, delle variazioni del livello medio degli oceani. Chiaramente dobbiamo distinguere se parliamo di un problema locale, quindi è una variazione relativa, tipo la subsidenza. Ma se cominciamo a vedere il problema a scala globale, le cose cambiano, perché il livello medio degli oceani può cambiare soltanto per due motivi: o perché c'è un'espansione termica,
oppure perché effettivamente arriva più acqua nel bacino. Sotto ci sono le stime date dalla IPCC dal 1900 di quanto è aumentato il livello medio degli oceani, circa 20 centimetri, di quanto sta aumentando all'anno. Queste problematiche chiaramente non riguardano soltanto la terra fluida, ma cominciano a governare anche la circolazione atmosferica. Questo è un grafico che fa vedere questo aumento di pressione nel Nord Atlantico sempre più alto, che sta comportando delle aree, delle perturbazioni dove di solito non ci sono, delle zone più calde dove di solito non sono così calde e così via. Quindi sta cambiando tutto il sistema della circolazione atmosferica. Adesso entriamo un po' in merito, perché tutto ciò che sta accadendo si dà comunque, almeno parzialmente, e qui c'è tutto un dibattito in corso, si dà responsabilità a quello che è accaduto dalla seconda rivoluzione industriale in poi, quindi convenzionalmente dal 1870 al 1880. E anche su questo se ne discute, esistono molti video che parlano di questo problema, anche se avete letto il libro di Al Gore. Chiaramente ormai ci rendiamo conto del problema, ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, però è come se noi non avvertiamo il senso di urgenza. Sì, sta succedendo, però vabbè. Questo è interessante, questo è un video, è stato fatto un concorso negli Stati Uniti per cercare un po' di scuotere la popolazione. È stato creato uno spot, tipo per il carosello, che sintetizzasse un po' questo problema, per cercare di diffonderlo il più possibile dai bambini agli anziani. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Dura pochi secondi. Quindi nel 2005 6,1 miliardi di tonnellate soltanto gli Stati Uniti hanno mandato in atmosfera. Uguale a 1,2 miliardi di elefanti, quindi per cercare di... Quindi c'è questo signore che guarda in alto e dice... Ma, vabbè. Finché non gli cade in testa anche a lui e finisce lo spot dicendo forse è il caso di ignorare che ci sono 1,2 miliardi di elefanti che ci cadono in testa. Ecco, questo è stato lo spot diffuso negli Stati Uniti e che ha cercato, recente, è stato una call internazionale che hanno utilizzato per un po' scuotere l'opinione pubblica. Questo qui è un altro diagramma molto interessante, messo insieme dal NOAA, che praticamente mostra, vedete qui, allora vediamo la latitudine da 90 sud a 90 nord, queste sono le parti per milione di CO2, partiamo dal 79, adesso vediamo che cosa succede. Inizia questa danza del contenuto di CO2 a livello globale, vedete che lentamente, mediamente, tutti questi punti, il rosso e Mauna Loa, vedete, sono i punti di riferimento di questo grafico, fa vedere che a scala globale la CO2 comincia ad aumentare. Qui seguite l'anno, siamo partiti dal 79, siamo nell'84-85, questo qui è il grafico come viene prodotto a un singolo osservatorio, questo in particolare è quello delle Hawaii. Alto basso, questa continua a scegliere, questa specie di danza è semplicemente legata alla fotosintesi clorofilliana, quindi abbiamo il periodo di primavera e estate in cui sono le foglie che assorbono CO2 e poi c'è il periodo invernale in cui questo processo non avviene più. E quindi c'è questa continua respirazione del pianeta che potete seguirlo qui. Però vedete che poi lentamente quello che accade è che inesorabilmente il contenuto di CO2 aumenta. Porto un po' avanti. Questo grafico l'ho messo perché è molto interessante, perché non solo ha dati così di osservatori, adesso piano piano entriamo nel mondo dei dati anche i proxy climatici. Qui si è fermato, vedete, sta aggiungendo al grafico dei dati, questi chiamano killing data, altri dati aggiunti dell'osservatorio soltanto della Hawaii. Adesso ci mette un po' perché è un'enorme quantità di dati. E adesso vedete, quindi... Questo è il grafico 1960 al 2009, quello che è successo. Adesso siamo anche più su, sapete che noi, mi sembra, a maggio siamo arrivati a 400 parti per milione. Adesso cominciamo ad aggiungere dati, questi questo è il Simple Ice Core.
E questo dà anche un po' l'idea, vedendolo così mano a mano che lo costruisce, adesso cambiamo di nuovo scala, di effettivamente quanto è alta l'entità del salto che c'è qui alla fine. Qui stiamo aggiungendo i dati di un'altra carota di ghiaccio, i dati di Vostok, quindi ci spostiamo indietro nel tempo, siamo a 25.000 anni prima del presente. Adesso arriva, che forse è la parte anche più interessante questa che c'è adesso. No, si è spostato da solo, aspettate. Vediamo un po' se... Speriamo che riesci, che non sia un problema di caricare, perché è la parte più interessante poi. La cosa interessante, intanto ve lo annuncio, visto mai si blocca ancora, la cosa interessante, andando indietro nel tempo di questo record, è che comunque il sistema a Terra aveva queste oscillazioni del contenuto di CO2 in atmosfera, che comunque erano sempre, diciamo, confinate su questi due strepi. Ecco, questo è il record di Epica. E quindi arriviamo a circa 800.000 anni, mi sembra. Erano sempre, avevano degli alti e bassi confinati in questa... Chiaramente è successo qualcosa qui. Dalla seconda rivoluzione industriale in poi siamo andati nettamente fuori scala. La cosa, almeno dal mio punto di vista, impressionante è l'accelerazione, in quanto poco tempo questo è accaduto. Avete sentito parlare che i poli sono le aree che maggiormente risentono di quello che sta accadendo, quindi ecco, faccio un breve salto alle aree polari e vediamo che cosa sta succedendo. Questo è l'andamento del sea ice, l'estensione del sea ice in Artico, e vedete, questo è un grafico che arriva fino al 2012 e vedete che c'è la progressiva diminuzione. Qui sono milioni di chilometri quadrati, questo è un grafico dal 79 appunto al 2012. E sta diminuendo talmente tanto che quello che prima se ne parlava, il passaggio a nord-ovest, adesso effettivamente comincia a diventare una realtà, le navi possono passare. E come si è verificata questa possibilità? I russi sono andati, non so se avete sentito, con un sommergibile a mettere sotto la bandierina con robot, rivendicando l'area dove dovrebbero passare le navi. Lì non è solo il problema del ghiaccio che sta diminuendo, il problema è anche quello del permafrost. Tutte queste aree in violetto sono coperte da questo suolo ghiacciato che fa un po' da tappo alla CO2, al metano sottostante, e questo è quello che sta succedendo. Questo qui è un lago in Alaska e queste sono emissioni di metano che sono già iniziate. Qui sono alcuni ricercatori, dei colleghi che hanno fatto queste riprese. Adesso è impressionante, vanno su un lago coperto, ecco, di neve, di ghiaccio, fanno un buco e vedete che si accende. Addirittura questa collega, adesso non ricordo il nome, quasi... Aspetta, ogni tanto si ferma. Forse non ci devo passare col mouse davanti. Che quasi prende fuoco adesso, però non è successo niente. E c'è un problema anche alle infrastrutture, quindi vedete queste case... completamente danneggiati, ma anche per gli oleodotti e così via. Quindi adesso cercano di tappare e vedete che se l'è vista brutta, però so che non è successo niente. Questo per quanto riguarda il sea ice, il permafrost, ma la Groenlandia quindi è una similitudine un po' con l'Antartide, quindi sotto c'è un continente, lì c'è terraferma, e il problema in Groenlandia, anche da dati satellitari, sta diminuendo di altezza, quindi sta diminuendo il volume, perché drena sempre più velocemente verso i suoi margini. Ma quello che sta succedendo, si stanno formando anche questi laghetti in superficie. E finché sono dei semplici laghetti non è quello il problema. Il problema è che ogni tanto questi laghetti trovano delle vie di fuga lungo dei crepacci. Questo è un esempio, si chiamano mulini glaciali, tradotto, e questi si infiltrano fino alla base della calotta e sembra che siano fanno da lubrificante alla base della calotta, e quindi sempre più velocemente, quindi è progressivo e in maniera esponenziale la velocità di accelerazione della calotta verso il margine. Questa è un'immagine, perché i laghetti sono, li chiamo laghetti, ma sono grandi, ecco, questa è un'immagine all'interno di uno di questi.
quello è l'Artico, ma in Antartide cosa succede? Qui sono immagini anche della NASA in falsi colori, fa vedere come il settore occidentale dell'Antartide sta subendo lo stesso un progressivo riscaldamento. Perché solo l'Antartide Ovest? Perché questo, anche se non si vede, è un arcipelago di isole qui sotto, quindi in qualche modo c'è l'oceano già, diciamo, a diretto contatto con il West Antartica e quindi è più facilmente attaccabile. Questo qui non c'è il grado, queste sono frazioni di gradi centigradi per decade di aumento. Questi sono dati presi da Steg et al. In Nature. E questo è il contributo, perché bisogna tenerlo sott'occhio? Perché il West Antarctica, come la Groenlandia, da sole danno un contributo di sollevamento globale degli oceani di circa 6 metri. Solo l'Antartide orientale 65 metri. Qui non so se si vede, questo è stato pubblicato recentemente anche sul National Geographic, che fa vedere se si sciogliessero i poli. Ci sono settori interi della Florida, della costa est degli Stati Uniti, ma anche tutto il settore, cioè San Francisco, o Danimarca, la pianura padana, andrebbe tutto sott'acqua completamente. Quindi chiaramente c'è questo grosso problema e poi secondo me non va neanche sottovalutato il fatto che non oggi ma un domani i poli sono una riserva che non si può misurare quanto preziosa di acqua dolce. Quindi se perdiamo questa potrebbe veramente essere un problema nel lontano futuro. Un link su un altro problema, se perdiamo delle calotte polari, ad esempio questa è una parte schematica del margine dell'Antartide, lì c'è quella che si chiama, è dove ha origine l'Antarctic Bottom Water. Questo qui è un tassello fondamentale di quella che si chiama circolazione termoalina, quindi tutta la circolazione degli oceani è in qualche modo collegata con una sorta di nastro trasportatore che serve un po' anche a mitigare il clima. Chiaramente se noi andiamo ad intaccare in alcune zone per lo scioglimento, quindi mettiamo acqua dolce, andiamo a bloccare il sistema di riformazione dell'Antarctic Bottom Water, ma anche la parte che si forma qui nel Nord Atlantico, e quindi si potrebbe stoppare questa circolazione termoalina. E come sembra sia accaduto in passato, quando ci sono stati gli eventi tipo i Meltwater Pools. E due esempi. Vediamo che cosa è successo nel 2002 con il Larsen B, che è in questo settore qui della penisola antartica, e la piattaforma di Wilkes nel 2008. Praticamente sono andati persi nel giro di pochi giorni nell'Larsen B 570 km quadrati e più di 3.000 km quadrati nella piattaforma di Wilkes, ma veramente nel giro di poco tempo, che veramente ha scioccato la comunità scientifica perché non si pensava fosse così rapido. E questa immagine forse non dà l'idea della grandezza, queste sono riprese d'elicottero, sono dimensioni pazzesche, niente, collassate nel giro di pochi giorni. Bisogna dire, una parentesi, quando parliamo di piattaforme di ghiaccio galleggianti come anche il Sea Ice, torno indietro di una, queste non danno un contributo alla variazione del livello globale degli oceani perché già galleggiano su acqua, ma chiaramente se noi andiamo a rompere parti del ghiaccio galleggiante aumenta la velocità di drenaggio di quello che c'è a monte, quindi in qualche modo comincia a drenare rapidamente la vera calotta, quella che dà un input alla variazione globale degli oceani. In questo grafico ho messo insieme quello che è accaduto, diciamo, nei tempi geologici, quindi da 0 a 65 milioni di anni fa. Questo è, conoscete lo stack del delta O18, e qui c'è la stima anche delle temperature ad esso associato. Quindi come varia la temperatura arrivando ad oggi? Chiaramente qui è un concentrato dell'ultimo milione, non si possono vedere le oscillazioni. Ma la cosa interessante da vedere è questa parte qui. Qui cambia scala, mentre qui sono milioni di anni, da qui in poi qui ci sono centinaia di anni. Queste sono le proiezioni fatte da questo panel intergovernativo sui cambiamenti climatici, l'IPCC. Quindi nello scenario peggiore, questo indicato in rosso, se noi continuiamo a emettere CO2 in atmosfera senza limiti,
Nel giro di un secolo avremo un aumento di temperatura, che vedete qui a sinistra, di circa 6 gradi centigradi, pari a quello che il sistema Terra ha impiegato da circa 55 milioni di anni ad oggi. Cioè noi in un secolo riusciamo a fare quello che il sistema Terra da solo ha fatto in 55 milioni di anni. E questo è abbastanza preoccupante. Come riferimento poi sopra avete i momenti di sviluppo della calotta in Antartide e nell'emisfero nord. Quando si parla di questo IPCC, dei modelli, loro fanno queste proiezioni, ma per fare proiezioni hanno bisogno di dati alla mano. Per avere bisogno di dati alla mano noi dobbiamo fornirli e modellizzare anche che cosa è accaduto nel lontano passato. Ma per fare questo non è una cosa da niente, noi dobbiamo cominciare ad attingere degli archivi paleoclimatici. Qui in aula ci sono persone che ho visto che si occupano di alcuni di questi settori, quindi sono persone che studiano carote di ghiaccio, chi studia le varve, chi studia gli anelli degli alberi, sedimenti, coralli. Però noi non è che a caso cominciamo a tingere ad uno o all'altro, dipende la scala di tempo che vogliamo prendere in considerazione, se vogliamo parlare di centinaia di anni, milioni di anni o decine di milioni di anni. Quindi cominciamo a parlare di coralli, anelli degli alberi, carote di ghiaccio oppure sedimenti. Adesso lentamente entriamo nell'argomento dei sedimenti e delle perforazioni geologiche, che contributo possiamo dare. Uno degli imperativi dati dall'IPCC e stato diffuso durante l'anno polare internazionale era quello di... hanno stimolato l'uso, l'effettuare trivellazioni, perforazioni nelle aree polari, ma in intervalli di tempo chiave. Intervalli di tempo chiave, ad esempio adesso ne parleremo del Pliocene, in cui il contenuto di CO2 in atmosfera, la temperatura globale, era prossima, simile a quella della proiezione da qui al 2100. Quindi per vedere effettivamente in passato che cosa è successo, quindi cercare di modellizzare e fare la proiezione futura. Quindi introduco in maniera veloce, anche perché c'era un contributo importante italiano in questo progetto ANDRIL, acronimo appunto per Antarctic Geological Drilling, dove c'erano diverse nazioni coinvolte, con ricercatori italiani sia sul campo in Antartide che presso i propri laboratori qui in Italia. Quello che abbiamo fatto, diciamo, la strategia del progetto ANDRIL era un po' diversa. Sappiamo tutti che cos'è l'ODP, la IODP. Noi facciamo perforazioni a basse latitudini, tiriamo fuori dei risultati, dei dati, e qui sono dei record distali di quello che potrebbe essere accaduto in Antartide. Noi abbiamo cercato di vedere proprio direttamente cosa è successo alla calotta. Quindi vedere dai dati di perforazione, le proprietà fisico-chimiche di questa calotta, se potevamo vedere che cosa era successo. Quindi parlo soltanto della prima stagione di perforazione, così a titolo di esempio. Da altri dati, da dati isotopici dell'ossigeno, noi sappiamo c'è stato un intervallo caldo tra i 3 e i 5 milioni di anni fa circa, questo intervallo caldo del Pliocene. Quindi noi abbiamo, chiaramente dopo anni di stese sismiche, di incroci con altre perforazioni, abbiamo individuato un sito che potesse avere un record sedimentario, possibilmente continuo, che attraversasse questo intervallo di tempo. Quindi un intervallo di tempo in cui la concentrazione, da altri dati pubblicati da Pagani et al, il contenuto di CO2 in atmosfera è di circa 400 parti per milione e le temperature globali erano analoghe a quelle previste dall'IPCC alla fine del secolo XXI. Questa è l'area dove siamo andati a perforare, questa è la catena transantartica, questa è l'isola di Ross, queste sono le due stagioni di perforazione e vi parlo soprattutto di questa. Qui più o meno da queste parti c'è il bordo del Ross Ice Shelf, è questa piattaforma di ghiaccio galleggiante grande quasi quanto la Francia. E una sezione geologica attraverso la catena transantartica che va verso, diciamo, mare aperto fa vedere, questa è una zona di rift dove abbiamo questi vulcani e questa è una catena che si è sviluppata in regime distensivo, che se non erro è la più grande catena in regime estensivo del pianeta. E quindi qui anche attraverso la correlazione con altri pozzi vicini avevamo uno schema potenziale dell'età che andavamo a attraversare. Questa è un'immagine da elicottero e fa vedere il sistema messo in posizione e qui sotto, se non erro, poi lo vedremo in un'altra immagine, sono circa 85 metri di ghiaccio, poi attraversavamo con le aste l'oceano e cominciavamo a bucare il fondale.
Ecco lo schema. Quindi vista da davanti, questo è Ross Ice Shelf, al bordo con il mare di Ross, il rig alto circa 30 metri, il sistema di perforazione pesa circa, senza tutti i laboratori annessi, circa 10 tonnellate, abbiamo 84 metri di ghiaccio e poi ecco qui. Questo ha un sistema di sea riser, quindi avevamo la circolazione di fanghi che serviva per aumentare il core recovery della carota. E come vedete qui, ci sono alcuni dettagli qui, questa, chiaramente noi possiamo perforare ovunque, no? Vicino al margine antartico il problema è che è l'eterogeneità dei sedimenti, sono molto eterogenei, quindi si passa da clasti, boulder, argille, eccetera, eccetera. E il sistema di perforazione fa fatica, ad esempio, per quanto ne so io, con l'ODP o gli ODP, in questi margini raramente si riesce a superare il 16-18% di core recovery, mentre un sistema così sul posto, con il sea riser, avevamo un recupero di quasi il 100% di carota, quindi tanto perforavamo e tanto abbiamo riportato su, e quello chiaramente ti fa fare il salto di qualità. Siccome siamo al margine, il Ross Ice Shelf si muove continuamente, al di là del movimento di marea, quindi aveva dei sistemi di compensazione, la torre di perforazione, dovevamo essere veloci perché si spostava circa mezzo metro al giorno orizzontalmente, quindi chiaramente l'acciaio era studiato per sopportare questa sollecitazione orizzontale, ma c'erano dei tempi molto stretti e quindi anche la fine della perforazione a 1284 metri è stata governata da questo spostamento orizzontale. Questo è uno schema che vi dà un po' l'idea. La cosa, diciamo, esaltante che è stata vista subito quando eravamo a McMurdo, abbiamo visto arrivare i sedimenti e c'era un'alternanza netta, marcata, delle litologie. Le fasce si alternavano da queste diamictiti piene di clasti dove c'era evidenza che la grounding line era passata sopra il sito, quindi avevamo una condizione tipo questa. Schematicamente abbiamo riportato la torre, quindi il ghiaccio era lì, regime glaciale, a una fase intermedia in cui c'erano sedimenti sia vulcanici che del terrigeno, fino a questo giallino. Questo è quasi totalmente composto di diatomee, quasi totalmente, e dava condizione di un'acqua ad alta produttività, non c'era traccia di niente, di clasti, niente, quindi il Ross Ice Shelf non c'era, completamente scomparso. Questo, senza entrare chiaramente nel dettaglio, questa è la prima metà della carota e fa vedere un po' la complessità del record. Noi la fortuna era che avevamo al di là delle datazioni con la biostatigrafia, con il palomagnetismo, eccellenti, devo dire, anche fortunati, le diatomee, perché c'erano quegli intervalli così ricchi di diatomee, purtroppo foraminiferi, nanoplancton, ce n'era pochissimo, questo è un problema di temperature, e c'era la fortuna di avere questi vulcani non lontani, quindi avevamo tantissime datazioni argon-argon che hanno costretto il record in maniera veramente puntuale. Quindi avevamo questa alternanza di questi verdi, che sono fasi glaciali, con questi gialli, che sono, questa ha una scala abbastanza, diciamo, smussata, gli intervalli interglaciali. Questo record ha messo in luce 60 cicli glaciali interglaciali. Soltanto in quell'intervallo, diciamo, di interesse, anche un po' più ampio, quindi gli ultimi 5 milioni di anni, abbiamo trovato 38 cicli di questi glaciali interglaciali. Quindi passavamo da intervalli in cui avevamo, per com'era, adesso è difficile entrare in dettaglio, per com'è l'architettura lì di come drenano i ghiacciai, il contributo in quel settore è principalmente della parte West Antartica. Quindi avevamo momenti in cui c'era il completo collasso della calotta West Antartica, con circa più, dalla modellistica, circa 7 metri in più equivalenti degli oceani che si erano sollevati, e per arrivare a punta zero a meno 15, una fase glaciale completa. E questi sono fa parte di alcuni lavori pubblicati dal progetto Andri, sono delle parti di modellistica, e fa vedere, insomma, da una fase glaciale piena rappresentata qui da una diamictite, quindi questo paleoambiente, fino ad arrivare agli intervalli completamente assenti, senza la presenza di ghiaccio. E questo, diciamo, è stato abbastanza impressionante, perché non c'era evidenza di nessun tipo di una cosa del genere. Quindi noi abbiamo evidenza che tra 4,5 e 3,5 milioni di anni West Antarctica era completamente andato.
Quando parliamo 4,5 e 3,5, io ho riportato adesso la mappa, il grafico precedente, quindi stiamo esattamente all'interno della parte calda del Pliocene. Quindi stiamo dicendo che quando avevamo circa 400 parti per milione di CO2 e una temperatura come quella proiettata da qui a un secolo dall'IPCC, di cose ne accadono, cioè tutta la parte del West Antartica scompare. Questo poi chiaramente è stato modellizzato come parte del progetto e quindi qui trovate anche più 8 metri del sea level rise, perché abbiamo sia la parte del West Antarctic, ma ci sono anche delle frange più esterne dell'East Antarctic che cominciano a collassare. Quindi soprattutto la parte ovest, ma alcune parti dell'area del Wilkes Land o di Prince Bay che cominciano a drenare. Quindi più 8 metri. Questa è una proiezione abbastanza impressionante. Poi queste oscillazioni, la cosa che abbiamo visto è che queste oscillazioni non sono casuali, al di là della scomparsa, queste fasi di aumento e diminuzione rispondono perfettamente al ciclo di obliquità dell'orbita terrestre, quindi la calotta occidentale aveva questi cicli di obliquità, quindi ogni 40.000 anni aveva una sorta di pulsazione. Fino a che chiaramente si arriva a una certa soglia di CO2 in atmosfera in cui se ne va completamente. Queste sono le conclusioni. Tanto volevo dire, tanto così potete leggere, questo è stato un record, un esempio di cosa si può fare con i proxy record. Quando l'IPCC fa delle proiezioni, fa girare i propri modelli, loro usano i dati. Ad esempio, per esperienza nostra, mia personale, posso dire che effettivamente sulla base di questi dati alcuni membri dello science team di Andrill adesso fanno parte di alcuni panel dell'IPCC. Quindi alcune parti che loro avevano sottovalutato sul ruolo dell'Antartide occidentale, sul ruolo, l'importanza di dati geologici da perforazione, eccetera, eccetera, finalmente faranno parte di questi nuovi report dell'IPCC. E questo è un po' anche, diciamo così, tra virgolette, un onore, anche perché noi come italiani eravamo immersi in questa cosa. Questi dati chiaramente hanno attirato molto l'attenzione, e potete trovare indicazioni di questi cicli climatici, della parte di modellistica del collasso del West Antarctica su questi articoli usciti su Nature. E niente, questa è la diapositiva ultima, era buon pranzo perché dovevo finire all'una, però mi dispiace, è tutto. Allora, ringraziamo Fabio Favindo, credo ci sia tempo, se credete, per 2 o 3 quesiti. Non ce ne sono. 4 e un quarto. Va bene, allora ringraziamo Fabio, siamo molto contenti di questa presentazione, è stata molto interessante e secondo me è una valutazione personale questa, ma dà molto l'idea di cosa può essere un forum di questo tipo. Questa è una presentazione che evidentemente non avrebbe trovato posto in un convegno monotematico, e perché spazia su campi molto diversi e molto ampi. Quindi ringraziamo ancora Fabio, che adesso se no perde il treno. Non ci sono domande, quindi proseguiamo con la normale programmazione del convegno. Grazie.